Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, annunciano una vera e propria rivoluzione nel trono over. Quattro veterani storici del programma, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Armando Incarnato e Mario Verona, non erano presenti alle recenti registrazioni. L'assenza di questi volti noti sta sollevando domande e sospetti sul loro futuro nel programma, alimentando discussioni e ipotesi tra i fan del format. Assenze che fanno rumore. Le registrazioni di Uomini e Donne del 21 ottobre hanno rivelato l'assenza di quattro protagonisti del parterre over. Secondo le indiscrezioni riportate dalla pagina Instagram di Lollo Magazine, né Cristina Tenuta, né Aurora Tropea, né Armando Incarnato e Mario Verona hanno partecipato alle riprese. Questa notizia ha immediatamente scatenato speculazioni su una possibile uscita definitiva dal cast. Le dame Cristina e Aurora, ad esempio, hanno già saltato gli appuntamenti della settimana precedente, così come il cavaliere Armando Incarnato. Anche se l'assenza di Mario Verona è più recente, è comunque significativa, dato che è tra i personaggi che hanno fatto discutere nel corso delle ultime puntate. L'assenza prolungata di questi quattro protagonisti ha generato un vero e proprio terremoto tra i fan, che iniziano a pensare che ci sia in atto una rivoluzione nel parterre del trono over. Il via vai di Armando. Uno dei personaggi più chiacchierati e controversi di Uomini e Donne, Armando Incarnato, è sparito dalle registrazioni da un paio di settimane. Il cavaliere è noto per il suo carattere irruente e per essere stato al centro di numerose discussioni, ma questa volta sembra che il suo posto nel parterre sia vacante più a lungo del solito. Incarnato è un volto storico del trono over e, nonostante abbia saltato diverse registrazioni in passato, aveva sempre fatto ritorno in studio. Stavolta, però, la sua assenza appare più grave, soprattutto perché coincide con quella di altri tre protagonisti. La mancata partecipazione di Armando e degli altri veterani fa pensare a un possibile allontanamento dal programma, che potrebbe essere definitivo. Dame e cavalieri in bilico. Le dame Aurora Tropea e Cristina Tenuta sono da tempo figure fisse nel parterre over, ma nelle ultime settimane non si sono presentate alle registrazioni, un fatto piuttosto insolito per entrambe. Le due non si sono mai legate a un cavaliere in maniera stabile, un fattore che potrebbe aver influito sulla loro permanenza nel programma. A differenza di altre protagoniste come Gemma Galgani, che ha avuto diverse relazioni all'interno del programma, Aurora e Cristina non hanno mai trovato un legame duraturo in studio. La loro prolungata assenza alimenta il sospetto che il loro percorso a Uomini e Donne possa essere giunto alla conclusione, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle dirette interessate. Mario Verona, una presenza breve ma significativa. Mario Verona è un altro dei volti che non si è visto nelle recenti puntate del dating show. Nonostante sia un personaggio relativamente nuovo rispetto agli altri veterani, ha fatto parlare di sé per la sua conoscenza con Milena, terminata durante l'estate. Verona è poi tornato nel programma a settembre e ha frequentato brevemente Morena, ma la loro frequentazione si è interrotta presto. Da quel momento, il cavaliere non è più apparso nel parterre e, come per gli altri assenti, non si sa ancora quale sarà il suo futuro.